Eccoci qua, ben trovati, nuovo appuntamento in erboristeria con il nostro amico Claudio Tardelli. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Oggi di cosa ci parli? Dell'ippocastano. L'ippocastano, andiamo con questo ippocastano. Ce lo fai vedere anche? Vedere, sì, vediamo una foto. Una foto. Eccola qua. Questo è l'ippocastano. Bene, dove lo troviamo? L'ippocastano si trova tranquillamente da noi perché ormai è naturalizzato anche nel nostro paese, sì, anche se è proveniente, sembra che la provenienza sia dalla Turchia. Dalla Turchia sembra che sia stato portato nel 500 da Costantinopoli. Ah. E si chiama ippocastano perché veniva utilizzato per ippocastano, cioè castagno dei cavalli, perché veniva utilizzato le castagne, le false castagne dell'ippocastano venivano utilizzate per curare i cavalli bozzi, cioè i cavalli con la tosse. Ah, quindi serviva per gli animali? In veniva utilizzato per quello scopo. Poi in realtà si utilizza per molte altre cose, si utilizza soprattutto per problemi legati alla circolazione. Ah, ecco, e come lo si assume? È una pianta che praticamente si può assumere o in tisana, oppure in tintura madre, e si utilizzano varie parti della pianta, si utilizzano le castagne, che sarebbero praticamente il seme, l'involucro che le contiene, che è il frutto, e poi la corteccia di giovani rami, le gemme. Cioè tutto? Sì, praticamente le varie parti sono quasi, tutte hanno proprietà medicinali. La corteccia tradizionalmente veniva utilizzata sia come astringente ma anche come febbrifugo antipiretico, addirittura era stata provata in sostituzione del chinino nelle febbri malariche. Addirittura. Comunque questa pianta ha qualità soprattutto come protettore dei vasi, cioè dei vasi venosi, e normalizza la permeabilità dei capillari. E ha un'azione fluidificante sul sangue, è un decongestionante della circolazione pelvica, quindi è interessante in situazioni di congestione pelvica tipo emorroidi oppure certe forme di infiammazione prostatica. Sì, sì. Cioè, quindi le piante hanno tantissime qualità che sì, noi a volte non ci immaginiamo neanche, noi diciamo persone normali, non studiosi come te. No, la maggior parte delle piante hanno tantissime qualità e possono essere utilizzate in varie situazioni per le varie proprietà che hanno, perché ogni pianta contiene diversi principi attivi e ognuno di questi principi attivi la combinazione di questi principi attivi svolgono azioni differenti su organi e apparati diversi. La differenza sostanziale che c'è rispetto al principio attivo puro del farmaco è proprio questa, cioè la gamma di applicazioni molto diversa, molto variegata che hanno la maggior parte delle piante. Certo, certo. Tra l'altro questa pianta ha anche un'azione fluidificante, quindi abbassa la viscosità del sangue. È una cosa molto importante. Sì. È una pianta con azione antinfiammatoria. La corteccia ha anche un'azione astringente, sia per quello che riguarda i sanguinamenti che per quello riguarda anche un eccesso di evacuazione. L'evacuazione. Ma che sapore, anche, che sapore ha? Che no, la corteccia è astringente, come tutte le cortecce. Ha un sapore tannico, un sapore astringente. Quindi poco piacevole, sì, senza ombra di dubbio. Le applicazioni più frequenti di questa pianta sono per problemi circolatori, quindi varici, ulcere varicose, flebiti, tromboflebiti, cioè edemi localizzati, cioè gonfiori localizzati soprattutto agli arti inferiori. E come si fa per i gonfiori, per esempio? E di solito si utilizza o la tintura madre, o il gembo derivato. Se sono forme piuttosto croniche che richiedono un trattamento di lunga durata, forse è meglio utilizzare il gembo derivato, cioè l'estratto delle gemme, che è un estratto in acqua, alcol e glicerina, di giovani gemme della pianta,
questo preparato è efficace, ma non crea nessun problema anche per trattamenti di lungo periodo, mentre i trattamenti, cioè i prodotti che vengono dal frutto possono nei trattamenti di lungo periodo a dosi alte dare disturbi gastrici, perché contengono sostanze di tipo saponine che possono essere un po' fastidiose, noiose, a livello gastrico, soprattutto nelle persone predisposte. Bene, 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 ho capito, bene, bene. E questa pianta è interessante anche per problemi emorroidali, come ho detto già anche in alcune forme di prostatiti e anche nell'ipertrofia prostatica, nei geloni. Anche nei geloni, sì. Anche nei geloni. Bene, insomma è una pianta che si trova anche qui, ora sì, una si può reperire anche qui. Qui si può coltivare anche di bellissimo aspetto, quindi è una pianta che può essere messa in giardino e fa la sua bella figura. Ha una doppia funzione. Sì, perché ha dei bellissimi fiori. Bene. A grappolo. Bene. Allora, senti, noi ti ringraziamo anche per questa settimana. Se volete vi do una composizione. Allora sì, certo. Noi allora, siamo qui anche per questo. Per problemi circolatori, quindi pesantezza alle gambe, ulcere, sì, varicose, varici, anche debolezza capillare, eccetera. Una combinazione di tinture madri, cioè di estratti idroalcolici da pianta fresca, può essere tintura madre di ipocastano, più tintura madre di achillea, tintura madre di amamelide, tintura madre di rusco, in parti uguali. In parti uguali. Si miscela il tutto e poi 30 gocce in acqua 3 volte al giorno, lontano dai pasti. Lontano dai pasti. Questa quindi serve per tutti i problemi circolatori, in particolare per quelli degli arti inferiori. Bene, allora abbiamo concluso stamani. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata. Alla prossima settimana. Ciao. Grazie per seguirci. Ciao.